Bentornati sul canale di Access00, siamo qui con la rubrica Parliamo di, e quest'oggi parliamo di www, ecco, 6W per la cronaca. Gioco di Terry Kavanagh, del 2010, e perché ve lo sto proponendo ora, visto che è a ben 5 anni tra un po', 4 anni e mezzo, comunque ve lo sto proponendo perché è un giochino veramente molto simpatico, molto divertente e anche piuttosto difficilotto. Stile Super Meat Boy, però senza livelli. È un po' a livello unico, in quanto per questo ho deciso di farci un Parliamo di. Anche perché una serie ci starebbe un po' male, diciamo, sarebbe un po' più complessa da fare. I video verrebbero di durate molto casuali e quindi sarebbe un po' complicata. Però, allora, vediamo un po'. Io ovviamente l'ho già finito questo gioco e ve lo ripropongo, almeno la prima parte. Musiche peraltro bellissime. Oh oh. È tutto ok? No, abbiamo colpito la difesa Ninstar. Non mi chiedete cos'è la difesa Ninstar, ma non lo so. C'è qualcosa di, insomma, sta andando male. Stiamo per... ok, evacuate o no? Ah, questo non sarebbe dovuto succedere. Bene. Stiamo per cadere comunque, stiamo per fare una collisione, Crash. Phew, era pauroso. Almeno siamo scappati, giusto ragazzi? Ecco. Ragazzi? Cioè, guardate bellissima la faccina del nostro amico. Allora, la particolarità di questo gioco è che possiamo shiftare ovviamente da un piano all'altro. Molto semplice. Premere azione per shiftare, appunto, per passare da un piano all'altro. E il gioco... mi chiedo perché il teletrasporto dell'astronave mi abbia fatto venire qui da solo. Spero che tutti gli altri stiano bene. Cioè, siano andati nel posto giusto, ecco. In quanto noi, almeno all'inizio, dobbiamo, diciamo, ritrovare tutti i nostri compagni. E questo è lo scopo del gioco, alla fine, anche in generale. Questo è lo scopo del gioco. Allora, come vedete, è un molto semplice. Semplice è una parola grossa. Sembra semplice, ma vi assicuro che non lo è per niente. Questi sono collezionabili e li potete trovare durante il gioco. Avete vite infinite, quindi potrete morire quante volte vorrete. Non ci sono problemi. Qui trovate, diciamo, degli schermi. Non servono un granché, anche se in alcuni casi danno delle posizioni delle stanze nei vari livelli. Potete giocare anche senza, ecco, sinceramente sono abbastanza inutili. Ora questo faceva, diciamo, bloccare il gioco e ripartire da zero, diciamo. Però genericamente fanno quello che vi ho detto io. Sono abbastanza inutili, devo essere sincero, anche perché tanto quelle stanze si scoprirebbero anche senza. Almeno questa è stata la mia esperienza, poi magari mi sbaglio. Qualcuno può sentire il mio messaggio? C'era scritto prima. Violet, sei tu? Capitano, tutto ok? Qualcosa è andato terribilmente storto con il teletrasporto della nave. Penso che tutti siano stati teletrasportati a caso, diciamo. Potrebbero essere ovunque. Oh no. Sono sulla nave. È parecchio danneggiata. Ma è parecchio danneggiata, ma è intatta. Ok, bene, ottimo. Dove siete, capitano? In una sorta di stazione spaziale. Sembra abbastanza moderna. Modernissima, guarda, che da quell'orologio molto analogico. Comunque, ci deve essere qualche sorta di interferenza in questa dimensione. Ecco la mappa che vi dicevo prima. Ti sto mandando le coordinate della nave. E quindi noi dobbiamo andare lì in qualche modo. Ops, ho passato un dialogo. Comunque, se puoi trovare un teletrasporto da qualche parte nelle vicinanze, dovresti essere capace di teletrasportarti da me. Ok, dobbiamo andare lì sulla T. Ok, proverò a trovarne uno. Benissimo. Buona fortuna, capitano. Grazie, Violet. Io continuerò a cercare il resto dell'equipaggio. Perfetto. Eccoci, la prima morte doveva succedere. Allora, io vi consiglio questo gioco, oltre per il fatto che è maledettamente divertente, anche per le musiche. Perché ora non ve le posso far sentire tutte, perché ovviamente sono troppe. Però sentite il sound, che a me piace veramente tantissimo, quello di queste musiche. Tra l'altro, come potete notare, o se non l'avete già notato, ogni stanza ha il suo nome.
ogni stanza è nominata in modo differente, quindi altra cosa molto carina. Oh, è un'altra di quelle cose che luccicano. Probabilmente non mi servono, però sarebbe carino prenderle tutte e portarle alla nave per studiarle. Ok, ce la facciamo. Attenzione, ok, questo è quello più difficile, il pezzettino qui alla fine. Ok, ce l'abbiamo fatta, incredibile, perfetto. 2 su 20, come avete potuto vedere. Il gioco non è molto lungo, perché potreste finirlo, se non morite potrete finirlo abbastanza velocemente, tipo in qualche ora più o meno, quindi non vi aspettate una durata estrema. Ha comunque diverse modalità questo gioco, non c'è solo la modalità storia, attenzione, ma anche diverse modalità, tra cui una che la sbloccherete alla fine del gioco. Non vi voglio spoilerare troppo, ma è tremendamente difficile. Ok, ce l'ho fatta. Incredibile. Perciò ve l'assicuro, finitelo. E ok, questa parte è tosta. Questa parte è tosta, vediamo un po' se ce la faccio. Ok, alla grande, perfetto. Mi sto meravigliando di me stesso. Ah, qui ti dice che se volete potete premere su al posto di action per fare questo, per fare i flip. Allora, qui come la passiamo? Perfetto. Siamo arrivati al teletrasporto. Ok. Posso tornare indietro alla nave con questo. Benissimo. Allora, direi di... no, non vi faccio entrare nel teletrasporto, ma vi lascio qui, in questo modo, in quanto... Io vi consiglio di prendervi questo gioco se riuscite in qualche modo, anche perché lo trovate su Steam e il prezzo è abbastanza... lo trovate anche a sconto in maniera irrisoria, non ora, ma di solito lo mettono a sconto, eccetera, in maniera il prezzo è veramente irrisorio, e potrete senz'altro prenderlo. E ve lo straconsiglio veramente tanto, in quanto è molto divertente. Se vi piacciono i game platform, i giochi platform, ve lo consiglio veramente tantissimo. Se vi è piaciuto Super Meat Boy, anche se è una modalità un po' diversa questa, però sono più che sicuro che vi piacerà anche questo gioco. Ne sono più che certo. Quindi direi che per questa puntata di Parliamo Di, ricordo che il gioco era www. Lo dico così perché almeno le dico 6 di V. È meglio. Direi che possiamo salutarci qui. Vi ricordo che trovate le info su questo gioco in descrizione e anche la pagina Steam del gioco in descrizione vi metterò. Perciò trovate tutto lì se deciderete di acquistarlo. Vi ricordo, se vi è piaciuto il video, di lasciare un like, un commento se vi va, fatemi sapere un po' cosa ne pensate del gioco, se l'avete già giocato, se vi è piaciuto appunto il video, se c'è qualche critica da farmi, eccetera. Vi raccomando, scrivetela nei commenti. Se vi va, iscrivetevi al canale Facebook, ai miei canali Facebook e Twitter, trovate anche questi in descrizione, e se vi va ovviamente iscrivetevi al canale, ovviamente, se vi va, sempre e comunque. Direi che ci possiamo salutare qui, e un saluto da Axios00 e alla prossima. Ciao!